Giornalista, scrittore, conduttore televisivo. Il buongiorno questa volta ve lo dà Enzo Biagi, uno dei maggiori esponenti del giornalismo italiano. Nato nel piccolo borgo appenninico di Pianaccio, vicino a Lizzano in Belvedere, all'età di 9 anni si trasferì a Bologna, dove il padre Dario lavorava già da qualche anno come vice capo magazziniere in uno zuccherificio. L'idea di diventare giornalista nacque in lui dopo aver letto Martin Eden di Jack London. Allo scoccare del 18° anno di età si dà al giornalismo, senza per questo abbandonare gli studi. Intraprende i primi passi della carriera, lavorando in particolare come cronista al Resto del Carlino, e a soli 21 anni diventa professionista. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale è richiamato alle armi e dopo l'8 settembre del 1943, per non aderire alla Repubblica di Salò, varca la linea del fronte aggregandosi ai gruppi partigiani operanti sul fronte dell'Appennino. Il 21 aprile 1945 entra in Bologna con le truppe alleate e annuncia dai microfoni dei PVB la fine della guerra. Nel dopoguerra a Bologna Biagi fonda un settimanale, Cronache, ed un quotidiano, Cronache Sera. Da questo momento prende avvio in modo definitivo la grande carriera di quello che diverrà uno dei giornalisti italiani più amati di sempre, prima come direttore di diverse testate e poi in TV, soprattutto in Rai, dove la sua trasmissione di punta fu Il Fatto. Enzo Biagi è scomparso a Milano il 6 novembre 2007 a causa di un arresto cardiaco. Difficile trovare tuttora un giornalista con il suo stile ed il suo coraggio.